agosto, alla sua quinta edizione, ritorna Story Riders. La manifestazione ideata da Angela Riccio gode del sostegno, tra gli altri, della BCC di Buccino e dei comuni cilentani. Durante l'incontro sono state inoltre premiate alcune aziende di grande eccellenza, segnalate dalla BCC e dal Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni. Oltre alla consueta kermesse dedicata a conti e racconti, Story Riders, che si terrà a Torchiara dal 4 al 6 ottobre, quest'anno si arricchisce di tante novità nel campo della cultura e dell'arte, coinvolgendo artisti internazionali che installeranno permanentemente le loro opere in numerosi comuni dell'entroterra cilentano. Questa possibilità di attrarre cultura, artisti e persone che non solo riescono a conoscere il nostro territorio, poi viene lanciato un messaggio molto positivo, che è quello di portare all'attenzione del territorio chi riesce ad essere un'eccellenza e un esempio per le proprie comunità. Noi lo diciamo spesso, il nostro è un territorio sicuramente difficile, però non bisogna mai abbandonare la speranza e sapere che ce la possiamo fare anche nel nostro territorio, che è possibile costruire delle iniziative economiche importanti, e in questo la Banca di Buccino e dei Comuni Cilentani vuole essere in prima linea al fianco degli imprenditori, di tutti coloro che hanno delle buone idee e che cercano di valorizzare il nostro territorio, le proprie aziende. Noi vogliamo essere una parte importante di questo territorio e testimoniamo ancora una volta la vicinanza a quegli imprenditori che, costruendo anche un rapporto interessante, bello, di grande fiducia con la banca, riescono ad andare avanti nelle proprie attività. In compagnia del curatore di questo bellissimo progetto, che è Percorsi di Arte Contemporanea, quindi queste installazioni artistiche che finalmente entreranno a far parte dei luoghi del Cilento, dei comuni che hanno aderito a questa iniziativa e che arricchiranno dei posti poco conosciuti. Cercando di creare un'attrattiva in più in questi borghi che spesso sono dimenticati, e quindi creare una specie di promozione anche turistica, perché ci sia qualcosa in più oltre a vedere la bellezza dei posti, e ci sia qualcosa che possa appunto attrarre l'attenzione dei visitatori. Quali artisti sono stati contattati per questo progetto? Dunque, per il primo anno, per questo anno, gli artisti contattati sono Tommaso Cascella, Giorgio Galli, Gabriele Rotman, Eleonora Del Brocco, Stella Tundo e il sottoscritto.